Stefano, rituali incredibili. Scusami, un'Italia, come dici tu, che cercava in qualche modo di crescere, cercava di ottenere qualcosa, però anche un'Italia un po' strana, perché quello che ha detto prima Alessandro, secondo me è vero, almeno io lo condivido, cioè persone normali come tutti noi che ad un certo punto decidono di rivolgersi, lasciamo perdere i motivi, alla Vanna Marchi di turno, ma purtroppo sono tanti, e la Vanna Marchi dice: allora bevi, metti questo bicchiere di sale con un sasso dentro e cioè portami 5.000 euro, e ci credono, una persona normale, sì, no, io credo che abbia qualche problema a crederci. Certo, io sono d'accordissimo con voi, mi limito a rilevare quello che ho scritto nel libro. Tra i 300.000 clienti io ho trovato persone casalinghe di mezza età, sì, senza istruzione, ho trovato persone istruite, ho trovato persino una dottoressa laureata che esercita la professione di medico tuttora in Italia, ho trovato persone sposate, ho trovato persone giovani, ho trovato persone del profondo sud ma anche del profondo nord. Le vittime più importanti, che hanno dato fino a 800 milioni di lire, 800 milioni di lire non in una volta ma nell'arco di 5, 6, 7 anni, erano persone del Veneto, della Lombardia, del Piemonte. Beh, c'è un caso straordinario. Allora scusa, nessuno di noi è psicologo o antropologo, insomma, tu che spiegazione ti dai? Posso darla io? Non faccio riferimento a cose o persone perché non potrei farlo, ma è il classico caso di circonvenzione di incapace. Quello sarà un dottore però laureato, non tutti sono ma incapaci, quelli che andavano davanti a Marchi. No, non sono d'accordo, ma non... una che gli dà 800 milioni, non so chi sia, non lo sarà, so, mi sembra però una spiegazione, come dire, un po' semplicistica, perché in realtà evidentemente c'è qualcosa in più che probabilmente ha a che fare con la solitudine, con la disperazione, ma anche con la fragilità, con la noia della vita di provincia. Cioè si considera Vanna Marchi appunto una scorciatoia verso il benessere, verso il successo, verso qualcosa di più grande, verso l'uscita da un mondo piccolo, chiuso. Io infatti uso l'espressione il davanzale, no? Il davanzale del benessere, il davanzale della televisione. Tante persone si affacciavano a questo davanzale, si aggrappavano a lei. Evidentemente c'era un fenomeno di identificazione che è molto importante, perché ripeto, quando trovo questa, per esempio questa signora di cui racconto, che ha svuotato i conti del marito, di tre figlie, della mamma novantenne, famiglia benestante del nord-est, quelli che hanno case e capannone, probabilmente con davanti alla villetta anche in anetti di gesso, no, per intenderci, ma questa ha svuotato i conti di tutta la famiglia benestante, famiglia che stava benissimo, e così ci sono decine di casi protratti nel tempo. Però, per secondo anni. Me non è un fatto di soldi, di essere benestante o meno, è un fatto di avere o meno un po', dico un po', di cultura scientifica, un po' di cultura tecnologica, un po' di cultura razionale. Se ce l'hai, anche se sei povero, non ci caschi. Puoi essere ricchissimo, può essere, può essere. Ma non io sapere niente però... di scienza e credere che il bicchiere di sale possa ottenere qualche cosa può nella essere, vita. Però evidentemente le tecniche erano molto raffinate. Ricordavo non a caso Pinocchio, perché è un po' una parabola di tanta Italia, no? Non solo del 1800, ma evidentemente ancora presente da noi. Poi probabilmente l'Italia è un paese molto meno progredito e molto più arretrato di quello che sembra. Come cultura scientifica sì, purtroppo. Però io farei anche un riferimento, se posso, Lamberto, alla televisione, quando la televisione, in quei canali di cui si parlava all'inizio, ma canali che ci sono anche adesso, che in fondo sono dei mercati, dei mercatini, per cui in realtà c'è sempre stato l'imbonitore di piazza che dice: oh biscio, oh biscio, venite qua, oh biscio, certo. Picchiato, e tra l'altro, picchiato. Tu allora, lo sai bene, il pesce non si è riusciti ancora a dare una normativa efficace, adeguata a tutto questo. Lì volevo arrivare. Cosa. Allora, ci arriviamo dopo, anche adesso c'è la pubblicità, a dopo. Giancarlo.